Domenico Arena, presidente dell'SSR, Società Servizi Sanitari Riabilitativi, come nasce questa nuova sfida anche sportiva? Ma guardi, noi da qualche anno a questa parte ci occupiamo di SSR, che è una società che si occupa di riabilitazione a tutto tondo e in ambito ambulatoriale ma anche domiciliare. Io vengo dallo sport per cui, e dal basket in particolare, per cui quando mi è stata proposta, diciamo, dal presidente, diciamo, del Castanea Basket la possibilità, l'opportunità di poter interagire con una società comunque che ha fatto bene in questi ultimi anni, mi è sembrato giusto e opportuno dare la nostra disponibilità. Tra l'altro non è una semplice sponsorizzazione, ma una compartecipazione e una condivisione dell'intero progetto. Per cui, tra l'altro, parto dal presupposto che un progetto innovativo come questo vada assolutamente stimolato da parte di SSR, che è una società comunque addetta, diciamo, di chi conosce un po' i servizi che facciamo d'eccellenza. Proviamo a estendere la nostra capacità anche al mondo dello sport, provando a dare, diciamo così, ulteriore impulso ai nostri pazienti, che rappresentano per noi la centralità in assoluto, quello che per cui noi siamo oggi presenti operativi. Il vostro progetto si consoliderà col basking, questa nuova disciplina ormai autonoma che da maggio di quest'anno ha trovato piena autonomia grazie anche alla firma del protocollo d'intesa col MIUR. Ormai anche le scuole devono necessariamente trovare spazio curriculare per dedicare la propria attività alla disciplina del basking. Bene, e noi siamo assolutamente contenti e felici, insomma, che anche il MIUR, che le istituzioni abbiano, diciamo così, accolto di buon grado quella che è stata una proposta, diciamo, di instaurare un protocollo. Per cui se già a livello istituzionale è una garanzia, insomma, diciamo, l'idea di avere un soggetto che stimola la partecipazione di società sportive, ma io mi auguro che non siamo solo noi come SSR, diciamo, a essere presenti, diciamo, in questo settore, ma anche altri nostri colleghi, altri nostri, diciamo così, competitor, pensano, diciamo, di fare lo stesso ragionamento e la stessa opportunità venga data anche ad altri ragazzi.